Dardi e saette tra amministrazione comunale e opposizione a margine dell'inchiesta sul presunto inquinamento fognario del mare di San Leone. Scontro rosa tra Elisa Virone, Rita Monella e Marcella Carlisi. L'inchiesta sul presunto inquinamento fognario del mare di San Leone ad Agrigento dal 2008 al 2013 ha provocato non solo 7 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati, ma anche tante polemiche di stampo politico. Il Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Agrigento, tramite le consiglieri Rita Monella e Marcella Carlisi, ha puntato il dito contro il sindaco Calogero Firetto, colpevole del silenzio a fronte dei risvolti delle indagini. I 5 Stelle tra l'altro hanno invocato la costituzione del comune di Agrigento come parte civile al risarcimento degli eventuali danni subiti, e la risposta dell'amministrazione comunale non si è attesa più di tanto, ma soltanto poche ore. Come spesso accade, la vice sindaco Elisa Virone a impugnare la penna e a scrivere, e così ha scritto. Le consiglieri Carlisi e Monella dimostrano la consueta scarsa conoscenza dei riferimenti normativi che guidano l'operato delle amministrazioni locali. Nel tranquillizzare le due consiglieri sulla indiscussa volontà di intervenire nel giudizio come danneggiati, desideriamo ricordare alle consiglieri che la costituzione di parte civile in un procedimento penale non va semplicemente preannunciata o manifestata a suon di comunicati stampa, ma va assicurata in una determinata fase processuale mediante l'utilizzo di specifiche formalità. Essa presuppone in ogni caso la pendenza dell'azione penale e pertanto è un adempimento che potrà avvenire non prima dell'udienza preliminare. Noi non cerchiamo di catturare consensi attraverso proclami, ma lavoriamo assicurando tutela al comune e ai suoi cittadini. Interverremo certamente quando la legge darà questa facoltà processuale, conclude Elisa Virone. Punto no. È un punto e a capo, e Marcella Carlisi e Rita Monella ribattono prontamente. Se manca la voce del sindaco, quella che non manca mai è la voce di qualche difensore d'ufficio. Elisa Virone si è arrampicata solo sulla richiesta di costituzione di parte civile. Noi invece ribadiamo di volere sapere perché, dopo il sequestro del depuratore del villaggio Mosè, il sindaco, responsabile della salute dei cittadini, non ha fiatato e non ha nemmeno intimato alla gestore di non far pagare la depurazione ai cittadini, visto che depurazione non c'è. Ed è giusto limitarsi ad avvisare tramite la stampa i cittadini sul potenziale pericolo per l'acqua inquinata nelle vie Guinizelli e Boris Giuliano? E perché il sindaco non chieda alla gestore di non effettuare bollettazione o quantomeno di detrarre dalla bolletta la quantità di liquido inquinato riversato nelle vasche che poi puliscono a proprie spese gli utenti? Siamo rincuorati dal fatto che eventualmente il comune si costituirà parte civile. Anziché costruire porte e servirsi di portavoce, il sindaco abbia il coraggio di scendere in campo per difendere i cittadini, concludono Monella e Carlisi. La possibilità di cercare di fare delle cooperative di comunità che potrebbero per esempio incoraggiare i cittadini a portarsi la spazzatura a casa. Perché...